Una mattina, Miffy sentì uno strano grattare alla sua porta. Cosa poteva mai essere? Si chiese. Così aprì la porta e lì c'era una piccola e graziosa cagnolina marrone. La cagnolina dimenava amichevolmente la coda. «Come ti chiami, simpatica cagnolina?» chiese Miffy. Ma la cagnolina fece solo... Miffy rise e disse: «Penso che il tuo nome sia Snuffy. Vuoi che ti porti un po' d'acqua? Oggi fa molto caldo. Avrai di sicuro tanta sete». Miffy andò in cucina. Riempì una ciotola con dell'acqua fresca. Snuffy, felice, beve tutta l'acqua. Miffy le chiese: «Ti andrebbe di giocare insieme a me in giardino?» Miffy portò Snuffy in giardino. «Mostrami cosa sai fare. Sai metterti seduta?» Snuffy si mise seduta. «Sai stare dritta su due zampe?» Snuffy si mise seduta dritta. «Sai anche rotolarti?» Snuffy si rotolò. «Cos'altro sai fare?» Immediatamente Snuffy drizzò le orecchie e cominciò a correre intorno alla casa. «Cosa succede?» chiese Miffy. «C'è qualcosa che non va?» Snuffy si fermò davanti alla finestra della cucina e cominciò ad abbaiare. Miffy corse alla finestra e guardò dentro. Allora capì cosa succedeva. Si accorse che si era dimenticata di chiudere il rubinetto dell'acqua. Infatti l'acqua ancora scorreva. «Che cagnolina intelligente che sei, Snuffy!» disse Miffy. «Quando sono andata in cucina a prendere l'acqua per te, mi sono dimenticata di chiudere il rubinetto». Miffy corse subito dentro casa e andò a chiudere il rubinetto. «Oh, Snuffy!» disse Miffy. «Sei veramente una cagnolina molto intelligente. Ora avrai certamente molta fame. Ti vado a prendere un biscotto», disse Snuffy felice. Scodinzolando con gioia. «Sono così felice che sei venuta a farmi visita. Puoi venire a trovarmi tutte le volte che lo vorrai». Snuffy abbaiò felice, come se volesse dire: «Sì, lo farò». Poi amici ti divertirai, Snuffy, Grunty, Boris e anche...